Ben ritrovati al consueto spazio di informazione diretto da parte di Regione Lombardia, da parte di, della trincea contro questo coronavirus, che si sconfigge anche attraverso i dispositivi di protezione individuale, ovvero attraverso le mascherine che sono in distribuzione. Questa notte anche ieri sono partiti i camion, i tantissimi camion diretti in tutti i capoluoghi di provincia e da lì poi per raggiungere e da lì anche per raggiungere le varie località eh, indicate da parte dei presidenti di provincia e da lì i vari comuni, insomma una diramazione che via 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 porterà queste mascherine a disposizione dei volontari che le distribuiranno su indicazione eh, dei sindaci a tutti coloro eh, che ne avranno bisogno. Sono le prime mascherine, sono i primi 3 milioni, poi ne arriveranno molti altri, tantissime altre. Eh, ovviamente questo è l'impegno concreto, fattivo da parte di Regione Lombardia per darvi una protezione in più. Un, uno strumento in più per difendervi da questo virus ma soprattutto per proteggere e difendere gli altri. Vi ricordo che non è solo modo, vi ricordo che comunque dovete coprirvi eh, bocca e naso quando uscite di casa, vi ricordo anche che bisogna mantenere sempre le distanze interpersonali e lavarsi più frequentemente possibile le mani. Eh, abbiamo anche delle testimonianze da parte di eh, sindaci che hanno già ricevuto il materiale. La Lombardia è grande, quindi eh, c'è chi l'ha ricevuto addirittura eh, lo scorso fine settimana e l'hanno già di distribuito. Ci sono altri sindaci che lo stanno ricevendo in questo momento. Insomma, è una questione eh, di qualche giorno perché, evidentemente, c'è chi è più vicino e chi è più distante, chi è meglio organizzato, chi eh, invece deve raggiungere magari. Tanti piccoli paesi e quindi ci mette più tempo e deve metterci anche più impegno. Vediamo con i sindaci. Come promesso proprio oggi, Regione Lombardia ci ha inviato 25.000 mascherine che nei prossimi giorni saranno distribuite nei supermercati, nei tabaccai, nelle edicole, nelle poste, ai panifici e ai negozi alimentari di tutta la nostra città. Io volevo ringraziare personalmente a nome di tutta la città di Sesto il governatore Attilio Fontana che, come sempre, ascolta le nostre esigenze dai territori e ci supporta giorno dopo giorno nella gestione di questa emergenza. Confermo che pochi minuti fa sono arrivate a Monza 34.000 mascherine chirurgiche che da domani mattina incomincieremo a consegnare e a distribuire in città. Ringrazio di cuore il Presidente Fontana che ha dato una risposta concreta ad una reale necessità che sentivano tutti i cittadini. Abbiamo appena ritirato con la nostra protezione civile le mascherine. Un grande ringraziamento al Presidente Fontana e a Regione Lombardia per questa importante iniziativa. Da ora siamo pronti a distribuirle ai nostri cittadini che saranno contenti e ringrazieranno di sicuro Regione e il suo Presidente. Grazie. Quindi sono i primi 3 milioni, i prossimi giorni saranno quelli dalla prima distribuzione, poi con il prossimo fine settimana daremo altre mascherine, ovviamente è un lavoro in progressione perché sia i volontari sia l'approvvigionamento richiede dei tempi, ma è inutile dirvelo, immagino che lo capiate. Eh, e poi c'è anche la questione delle farmacie, in quanto abbiamo stretto un accordo con FederFarma, e la Federazione dei Farmacisti Lombardi affinché loro stessi all'interno delle eh, farmacie possano distribuire a coloro che secondo le prescrizioni e i farmaci, quindi che vanno a ritirare o anche la conoscenza diretta, diretta da parte del farmacista, hanno la necessità, la particolare necessità di indossare una mascherina e quindi a loro verrà eh, data gratuitamente. Questo per dirvi che entro fine settimana saranno 3.300.000 le mascherine distribuite in tutta la Lombardia con i sindaci e la protezione civile da una parte o le farmacie dall'altra. Non solo questo, ovviamente, perché l'impegno è totale e l'impegno è anche attraverso l'informatica, attraverso eh, gli strumenti, le applicazioni per capire come sta evolvendo eh, la situazione, del contagio e quindi cosa si può fare. Di questo se ne occupa il nostro vicepresidente Fabrizio Sala. Grazie Davide. Ricordiamo a tutti di scaricare per chi non l'ha ancora fatto eh, l'applicazione Allerta LOM. Ricordiamo che eh, nella home page bisogna tappare su cerca Covid e compilare il questionario. Eh, chi non l'ha ancora scaricata la scarichi, chi l'ha già scaricata aggiorni il questionario. È possibile aggiornarlo ogni giorno. È importante che venga aggiornato perché noi continuiamo così a avere la fotografia di che cosa accade ogni giorno. Questo ci consente di mappare il rischio del contagio. Aggiungo che in alto sull'applicazione ci sono tre righette verdi dove se si schiaccia si può andare su notifica coronavirus. Bene, utilizzeremo questa applicazione per darvi tutte le informazioni che possono servire all'emergenza coronavirus. Ricordiamo che il questionario è totalmente anonimo. Ricordiamo ancora che deve essere aggiornato. Aggiornatelo anche se non cambiano i sintomi, anche se non cambia la vostra condizione. E, eh, Presto, presto ci sarà la possibilità di compilarlo anche per altri, non adesso però. Oggi ogni applicazione è legata allo stato di una persona, questo è molto importante. Poi aggiungeremo anche l'altra funzione per cui si, può, si potrà compilare il questionario anche per altre persone, per altri familiari. Faremo poi una diretta apposta per rispondere a tutte le domande che ci avete fatto in questi giorni per chiarire un po' la situazione. Ecco come vi dicevo, siamo arrivati a 660.000 download, quindi 660.000 persone hanno scaricato questa applicazione. È in questo momento la più scaricata sia su Google Play che su, eh, sulla piattaforma iOS e 900.000, oltre 900.000, sono i questionari che ci sono arrivati. Grazie perché guardate, questo aiuta moltissimo. La sanità aiuta moltissimo, la scienza aiuterà tutti noi ad avere la più larga mappa del contagio. Oggi questo è lo strumento più efficace per raggiungere tutte le persone. Do un'altra notizia importante che riguarda la scienza e la ricerca. Oggi ha aperto fino al 20 aprile un bando importante. Fondi di Regione Lombardia insieme a Fondazione Veronesi e Fondazione Cariplo che hanno risposto al nostro appello, 7,5 milioni di euro a disposizione della ricerca che già sta lavorando quindi ad ulteriore finanziamento per fare che cosa? Per studi di virologia, per sviluppo di terapie contro il Covid, per sviluppo della diagnostica e su questa saremo molto rapidi a valutarle, per prototipi di dispositivi di protezione individuale, cioè finanzieremo anche le attività che cominciano a produrre questi eh, dispositivi e ricercano come realizzarli meglio. Finanziamo anche i software, software necessari al monitoraggio e quant'altro, chi ci può aiutare anche nelle implementazioni della nostra app. E poi qualsiasi misura volta alla protezione della popolazione più fragile. Questo è uno stimolo estremamente importante alla nostra ricerca, che sta lavorando, sta facendo passi da gigante. Ricordiamo che la Lombardia è una delle regioni che ha la più fitta rete di ricerca. Un ringraziamento, noi lo facciamo sempre ai sanitari, lo facciamo anche ai nostri ricercatori che sono collegati oggi con ricercatori di tutto il mondo, essendo noi in prima linea e potendo noi dare a loro i dati migliori per poter sviluppare insieme la ricerca sulla terapia, la ricerca sul vaccino, la ricerca su tutto ciò che serve per combattere questa epidemia. Grazie e Giulio adesso ci darà i dati Grazie. sanitari. Grazie mille, eh, parliamo adesso eh, di quelli che sono i numeri eh, e la situazione di oggi, che è una situazione che è in costante lento ma costante miglioramento. Eh, oggi anche i dati di Milano sono dati confortanti e quindi li raccogliamo eh, con una... Eh, diciamo con una buona soddisfazione, ma ricordando che non possiamo in alcun modo abbassare la guardia e che anzi eh, è il segno che lo sforzo che stiamo facendo, complicato, eh, sta producendo dei risultati. Quindi prepariamoci tutti ad una bella Pasqua diversa dagli altri: no alle grigliate nei parchi, no alle gite fuori porta. Per una volta tanto la gita la facciamo rimanendo a casa, no? e godendoci la nostra famiglia o eh, un buon pranzo fatto cucinato in casa. Come magari non facevamo da tempo, ma assolutamente è importante continuare a rimanere determinati in questa battaglia. I dati sono che il, i casi positivi sono oggi 51.534, con un incremento di 1.079 rispetto a ieri, quindi in, il dato è in diminuzione rispetto a ieri. Eh, per avere. Una, una, una valutazione complessiva, dobbiamo dire che mentre ieri abbiamo processato, c'è eh, stato un incremento dei tamponi totali di 8.107, oggi è di soli 5.500. Quindi come ricordo sempre i dati non vanno mai guardati un giorno con l'altro, ma in un arco temporale più ampio, proprio perché il numero dei tamponi che vengono fatti a volte può cambiare. A volte la domenica non vengono processati un numero così ampio di tamponi, infatti oggi il risultato che abbiamo è leggermente inferiore come numero dei tamponi, ma è comunque sia un trend, che in ogni caso è un trend discendente. Il numero delle persone ricoverate 11.914, meno 95 rispetto a ieri, cioè vuol dire che tra coloro appunto che sono i, i dimessi e i nuovi. E, e le nuovi ricoverati abbiamo un numero negativo, quindi questo è un altro dato estremamente positivo, infatti il numero delle persone guarite cresce a 13.863, quindi più 437, anche questo è, ieri era più 184, quindi vedete i numeri comunque... In miglioramento il numero delle terapie intensive 1343, in questo caso è in crescita più 26, eh, ma eh, diciamo, rimane in quella fisiologia per cui non c'è più una pressione così eh, importante, così eh, forte neanche sulle nostre terapie intensive. Il numero dei decessi è sempre il dato più brutto che dobbiamo raccontare, ormai ha raggiunto anche delle dimensioni particolarmente... Insomma, pesanti 9.202 oggi più 297, quindi è in crescita rispetto a ieri, ma in una crescita comunque contenuta. Quindi auspichiamo che questo dato nei prossimi giorni possa così consolidarsi o ridursi ancora un po', segno che effettivamente stiamo svoltando in un eh, insomma, su un'altra dimensione e quindi un gradino in più eh, in discesa l'abbiamo fatto. I dati della provincia, anche questi sono dati oggi tutti eh, positivi, eh, i dati di Bergamo 9.815 più 103, ieri era più 124. Brescia 9.477 più 137, ieri era più 160, Como 1.473 più 89, ieri era più 65, quindi Como è, è, ha una situazione che notiamo, no? di leggera um, costanza però con un piccolo rialzo. Cremona 4260 più 27, ieri era a più 79, quindi un dato insomma, di una buona contrazione. Lecco 1712 più 34, ieri era a più 50. Lodi 2278 più 23, ieri più 17, quindi vedete come nell'Odigiano si sta veramente spegnendo. Milano. Eh, Monza 3.157 più 111, Milano 11.538 più 308, ieri era più 411 quindi anche qua Milano ha un rallentamento. Mantova 2.084 più 40, quindi una situazione molto sotto controllo. Pavia 2.700 più 81, ieri era più 120, eh, Sondrio 614 più 23, eh, ieri eravamo a più 28, quindi un dato assolutamente costante. Varese 1293 più 102, ieri eravamo a più 43, quindi un dato Sul, sulle grandi città diciamo che ormai i numeri di crescita sono veramente bassi, l'unico eh, dato che ricordiamo è quello di Milano. Eh, dove oggi siamo a più 112, quindi eh, arrivando a 4.645, ieri eravamo a più 171, gli altri siamo Brescia più 15, Bergamo più 15, Cremona più 2, Monza più 21, quindi numeri assolutamente bassi e contenuti. Quindi vedete complessivamente eh, dei dati che danno una costante riduzione, non un crollo. Quindi vuol dire che dobbiamo continuare a, a, a evitare di allentare l'attenzione la e la tensione. Colgo questa occasione importante perché. Noi in queste settimane vi abbiamo raccontato quello che è successo in regione Lombardia, questa ondata che nell'altro di tre settimane ha, portato, ha spazzato veramente via, ahimè, tante persone, ha, ha falcidiato, ha, 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 ha ammalato, ha fatto infettare un numero gigantesco di persone. Parte di questa è stata fotografata dei tamponi e sappiamo benissimo che parte di questa non è stata tamponata e tutte queste persone avevano e hanno bisogno di cure acute in un ospedale. Molti sono riusciti a trovarle, altri, ahimè, non sono riusciti a trovarle. La medicina del territorio ha fatto quello che poteva, ma tutto è stato una fiammata. Pazzesca nell'arco di pochissime settimane, di pochissimi giorni, noi siamo passati in 20 giorni da 0 a 8.000. Eh, positivi e da 0 a 605 ehm, eh, le terapie intensive occupate da malati covid, cioè praticamente il 90% delle nostre terapie intensive che ricordiamo erano 724 occupate quasi tutti da pazienti covid. La medicina del territorio ha fatto a mani nude perché nessuno a noi aveva dato le, le mascherine, ce lo ricordiamo sempre, quindi poche sono state le mascherine attribuite a loro. La strategia che abbiamo abbiamo utilizzato per consentire a un numero significativo di persone, soprattutto nei, in quelle aree di Bergamo, di Brescia, di Cremona, che erano le più esposte e che ogni giorno vedevano arrivare dai 100 ai 150 persone al pronto soccorso. Io spero che ognuno di voi possa avere la piena consapevolezza di cosa vuol dire questa cosa, che era, noi leggevamo e ascoltavamo nella voce dramma, nei racconti drammatica al telefono di chi, dei, dei, dei medici del pronto soccorso, che non si capacitavano del fatto che continuavano ad arrivare questa marea di persone e tutte erano necessitavano di essere ricoverate tutte avevano bisogno di un respiratore e dai, dai racconti dei pronto soccorso che dicevano noi non, delle, de, scusate dell'112 che dicevano noi abbiamo bisogno, non sappiamo neanche anche più come andare a recuperare le persone perché arriviamo davanti al pronto soccorso e davanti a noi ci sono 3, 4, 5 autoambulanze e non riescono neanche a sbarellare la persona perché non trovano, eh, non sappiamo più dove metterla. Questo era il dramma che abbiamo vissuto, che oggi viene guardato a volte da alcuni commentatori un po' con distacco, un po' con l'indice puntato nei nostri confronti. In quei momenti quello che abbiamo fatto, l'obiettivo era liberare posti. Perché io liberavo posti letto a Bergamo o a Brescia, oppure quelle persone che erano a casa loro e che riuscivano a trovare un'autoambulanza non sarebbero riusciti ad arrivare all'ospedale o non avrebbero trovato un'autoambulanza perché il sistema era totalmente imballato. E allora noi abbiamo iniziato a spostare pazienti collocandoli dove? Come l'abbiamo scritto in una delibera, una delibera che oggi viene sbandierata e, e qualcuno osa eh, ci attacca politicamente per questa scelta, la delibera del 8 marzo del 2020 in cui abbiamo detto vi è l'assoluta necessità di offrire ai, ai cittadini di Bergamo, ai cittadini di Brescia, ai cittadini di Cremona una speranza noi abbiamo il dovere di provare a salvare quelle vite e per salvare quelle vite dobbiamo fare in modo che quegli ospedali siano ancora recettivi, abbiano un posto letto e un respiratore da dare alle persone e allora abbiamo preso i pazienti e li abbiamo portati in altri, in altri ospedali o abbiamo chiesto anche all'RSA che avevano determinate condizioni se avevano se volontariamente erano disposti a fare questo, ma attenzione non abbiamo mai né imposto né chiesto all'RSA di mettere i pazienti Covid positive insieme agli altri anziani. E chi oggi dice questo fa un atto ignobile, fa un atto vergognoso che non rende merito al grande tentativo e all'azione che abbiamo fatto che ha salvato delle vite alle persone. Perché noi le cose le abbiamo scritte in atti ufficiali che non possono essere travisati. Abbiamo detto che le, che le RSA, che avevano strutture autonome dal punto di vista strutturale, cioè padiglioni separati dagli altri o strutture fisicamente indipendenti, cioè che avevano delle aree che non entravano in alcun modo in contatto con gli altri pazienti ricoverati all'interno dell'RSA e che avevano, e anche autonome dal punto di vista organizzativo, cioè avevano del personale che era dedicato esclusivamente a questi pazienti. Abbiamo detto le RSA che si trovano in queste condizioni, quindi che, che hanno luoghi totalmente separati dal resto e personale dedicato, se potevano e volevano aiutarci a salvare le vite alle persone delle aree eh, più compromesse. Qualcuno l'ha fatto, un numero ristretto, e questo ci ha consentito di non creare problemi in quelle RSA, ma di salvare le vite agli altri. Ora noi. Che siamo qui a dover leggere sui giornali un assoluto travisamento della realtà e qualcuno che ci accusa di cose che non abbiamo fatto, che ci imputa azioni che, non sono, che sono il contrario di quello che noi abbiamo scritto nero su bianco, su provvedimenti approvati che sono inconfutabili, questo noi lo riteniamo grave per come è avvenuto. Triste perché si sta speculando su persone che soffrono e inaccettabile per chi come noi, di fronte alla più grande emergenza dell'epoca moderno, ha messo in campo tutte le misure che poteva mettere in campo per offrire vita e speranza. Ecco, a proposito di RSA, parliamo di una delle RSA che non ha aderito all'invito di Regione Lombardia della Sanità di ospitare pazienti Covid non ha aderito ma è sotto la lente di ingrandimento eh, di alcuna stampa e anche di alcuni nostri eh, ascoltatori, infatti Flavio Pirovano e Roberto Ravizza, ci chiedono di spiegare la situazione eh, del, di ciò che è successo al Pio Albergo Tribuzio e ci chiedono come mai occultiamo non so che cosa, perché adesso ne parliamo e spieghiamo la situazione del Pio Albergo Tribuzio. Ma guardate, il, il tema del Pio Albergo Tribuzio eh, è un dato molto anche confortante da un certo punto di vista, perché eh, la direzione generale dell'ospedale ha sin dal 23 febbraio, perché ricordiamo che le prime direttive che Regione Lombardia dà a tutte le RSA sono datate il 23 febbraio, cioè con grande tempestività spieghiamo alle RSA che sono enti eh, autonomi in parte del privato sociale o privati o fondazioni gestiti da comuni come dovevano comportarsi e cioè gli diciamo non dovete far entrare i parenti o se li fate entrare soltanto in maniera molto limitata e con i dispositivi perché abbiamo tentato di preservare quei luoghi dall'ondata di infezione che stava arrivando abbiamo avuto anche critiche, io ho ricevuto telefonate di parenti che mi dicevano perché ci impedite di entrare a, a, a incontrare le, le nostre mamme i nostri cari no, abbiamo detto lo facciamo per, eh, per tutelare coloro che sono dentro, è un sacrificio ma che serve a loro. E abbiamo spiegato subito quali erano i, le mascherine e le protezioni che andavano adottate nei confronti di chi bene. Il Pio Albergo Trivulzio, secondo una relazione che ci è stata presentata dal direttore generale, ha tempestivamente adottato queste misure. Cioè, tutti coloro che lavoravano in reparti che, ehm, erano, che, che avevano a che fare o con i problemi di carattere respiratorio o eh, erano in aree in cui c'era un sole, cioè in cui c'era il rischio che attraverso il respiro ci potesse essere una. una Contaminazione, da subito hanno dato a tutti gli operatori le mascherine e così hanno fatto. Fino a, seguendo tutte le indicazioni che sono arrivate, a un certo punto hanno anche dato le mascherine quando la situazione è diventata tale sono arrivate le, le, le indicazioni intorno al 20 marzo c'è cioè i DPCM che ampliavano i, le, le, la platea di persone che avevano diritto alle mascherine anche a tutto il personale questo è quello che è successo quindi inizialmente a coloro che ne avevano eh, diritto eh, perché è previsto dalla legge e questo ha consentito al Pio Albergo Tribuzio di avere mascherine per tutto il periodo perché sapete che il problema dei, dei, dei presidi è un problema che non ha solo riguardato gli ospedali o i medici di medicina generale ma evidentemente anche le RSA che si sono trovate molte volte senza quei presidi erano enti autonomi, dovevano procurarli loro ma anche loro hanno avuto delle difficoltà il Pio Albergo Tribuzio è stato oculato e i presidi assolutamente li ha trovati in relazione eh, al, eh, agli eventuali decessi che sono stati in qualche modo eh, si è detto, sono morte 70 persone al più albergo Trivulzio. È vero e ripeto: ogni persona che manca è un dolore, ogni persona che manca è chiaramente un momento di grande tristezza. Ma eh, al Pio Albergo Tribuzio l'anno scorso nel mese di marzo sono mancate 52 persone, anche per ricordiamo che il Tribuzio ha un hospice che è un luogo in cui le persone vanno negli ultimi settimane della propria vita. Nel mese di gennaio erano morte più persone rispetto a quelle che sono morte nel mese di marzo. Quindi vuol dire che eh, con l'azione che è stata compiuta, certo qualcuno ahimè si è infettato ed è morto di Covid, solo 18 sono le persone risultate positive e decedute per Covid. Una media eh, che non, non, non bisogna mai fare questi calcoli ma che voglio dire è molto ridotta rispetto ad altri luoghi e altre situazioni. Ma il fatto che il Trivulso abbia agito in maniera oculata è dimostrato, sempre secondo le relazioni che ha presentato la Direzione Generale, dal fatto che il numero di pazienti Covid-positivi è un numero estremamente basso. In, una, in, un, in un momento in cui eh, molti raccontano e noi abbiamo registrato che il numero dei, eh, dei dipendenti del, degli ospedali... Positivo. È stato un numero a volte anche considerevole e noi l'abbiamo registrato questo e le motivazioni, insomma, ne abbiamo più volte parlato. Al Trivulzio questo è stato molto contenuto. Quindi, eh, anche in questo caso, eh, dai titoloni di giornali, eh, dagli articoli eh, con gli effetti pirotecnici, con, in cui chissà come mai parlano soltanto alcuni, alla eh, verifica eh, puntuale eh, del comportamento delle direzioni generali. E dei dipendenti, a volte si scopre che la realtà sembra essere molto diversa. Quindi noi registriamo l'azione eh, del, della direzione generale, ve l'abbiamo raccontata, ridimensiona molto eh, quello che in qualche modo in maniera roboante è stato raccontato sui giornali. Io non penso eh, che eh, nessuno deve eh, diciamo, chiedere che non si parli dei temi. Forse però in questa occasione la stampa, e ringraziamo perché molta stampa lo fa, dovrebbe cercare anche di approfondire e dare una rappresentazione che tenga conto di tutti gli elementi in campo e non inseguendo magari la voce di, singolo, eh, di un singolo protagonista. Ma noi siamo, andiamo avanti a fare il nostro lavoro perché c'è ancora tantissimo da fare, siamo ancora nel pieno dell'emergenza, è... i lombardi hanno bisogno di noi e noi quindi vogliamo solo lavorare e non lasciarci distrarre né dai giornali né dalle polemiche. Infatti siamo qui proprio per questo filo diretto con eh, i lombardi o con tutti coloro che vogliono sapere e vogliono toccare con mano qual è la situazione e Alessandra Ferri ci chiede di rispondere alla lettera della Federazione Regionale dei Medici Chirurgici e Odontoiatrici ecco abbiamo già affrontato hai già affrontato sì. il tema della gestione del territorio quindi il governo del territorio e il rapporto con i medici di medicina eh, generale e poi le successive USCA insomma tutto quello che è stato fatto per eh, far sì che il paziente covid non Venga ospedalizzato o non venga fatto, venga fatto nel momento eh, appropriato, e hai eh, anche già toccato il tema dell'RSA e di quale politica è stata adottata eh, con la sinergia creata con l'RSA, che erano in grado di accogliere eh, pazienti e quindi di dare la possibilità al sistema ospedaliero di curare altre persone e quindi di salvare altre vite. Eh, L'ultimo tema in questa lettera è quello dei, dei tamponi, eh, ovviamente è un tema centrale perché eh, sia capire se eh, con quello molecolare si è in corso eh, il, il covid oppure quello serologico per capire se ci sono gli anticorpi e quindi se uno ha superato eh, eventualmente la malattia questo tema è eh, anche questo nella lettera l'ultimo punto se vogliamo chiarire sì, perché ma, guardate, abbiamo chiaro, lavorato molto anche per individuare quelli che sono i test affidabili certo stiamo lavorando molto da questo punto di vista qui incorriamo a parte che gli ordini dei medici le federazioni noi siamo in un costante rapporto con tutti loro e quindi Così come ci siamo confrontati fino ad oggi lo continueremo a fare, nel merito abbiamo appunto risposto molte volte. Eh, I medici di medicina generale eh, hanno iniziato a fare i... Cioè, stiamo facendo i tamponi ai medici ma in generale al di là di quelli sintomatici a tutti coloro che ne fanno richiesta eh, sul, auspichiamo al più presto che ci sia un, si un test fatto col sangue che sia attendibile e che ci consenta di essere utilizzato non solo per una valutazione epidemiologica ma anche diagnostica cioè eh, oggi eh, può essere successo anche a molti dei vostri conoscenti, una persona supera eh, la malattia quindi non nella fase precedente ma finiscono i sintomi e, e fa i tamponi e i tamponi continuano ad essere positivi no? e ha, molti, io penso che ognuno di noi ha qualche esperienza in questa direzione, che i due tamponi fatti dopo 14 giorni risultano ancora positivi, cosa vuol dire? Che hanno gli anticorpi ma è ancora presente il virus e quindi noi stiamo e speriamo che i nostri scienziati, che sono i migliori in Italia, a breve ci possono dire quando un test psicologico ci consente di determinare se gli anticorpi hanno, tra virgolette, neutralizzato il virus. A questo punto potremmo anche utilizzarlo in maniera diagnostica e massiva, altrimenti il rischio è che fotografiamo la presenza del virus degli anticorpi, ma contemporaneamente magari c'è il virus e quindi non bisogna muoversi perché si continua a infettare. Ecco, un altro tema dell'ultimo per quanto riguarda proprio la gestione del dei tamponi è quello relativo alla disponibilità perché vorremmo poter fare test a 10 milioni di persone magari in un giorno solo però purtroppo c'è una limitatezza di tamponi non nel fatto che non li abbiamo comprati perché ne abbiamo ben 2 milioni nei nostri magazzini ma il, il fatto che per eseguire poi il test successivo ci sono dei laboratori, abbiamo attivato tutti i laboratori possibili e immaginabili, ma evidentemente ci sono dei tempi, c'è cioè una capacità di processo che è finita e quindi non possiamo pensare di eh, puntare a numeri milionari quando invece ogni giorno riusciamo a fare... Siamo arrivati a fare 10.000 tamponi con 31 laboratori, quindi siamo cresciuti ancora di 9. Ci sono, abbiamo chiamato tutte le microbiologie, ci sono anche altre disponibilità, ma oggi il problema è quello dei reagenti. Quindi se riusciremo a avere più reagenti coinvolgeremo anche altre strutture, però comunque eh, per quanto possiamo eh, ampliarne è chiaro che il numero è sempre un numero limitato rispetto alla popolazione della Regione Lombardia. Ricordiamo ancora l'applicazione col Vicepresidente Sala. Allerta LOM, ricordiamola e condividetela, eh, usate i social, mandatela ai vostri amici, è molto importante. Scarichiamo questa applicazione, restiamo in casa e già che siamo in casa compiliamo questo questionario. Ricordiamolo una volta al giorno, non più di una volta al giorno, ma è molto importante. Guardate, questo sarà il dato statistico scientifico a più larga scala che avremo in Lombardia. Grazie a tutti quelli che stanno collaborando, lo stanno facendo per la scienza, ma lo stanno facendo per tutti noi. Alessia Nespoli ci chiede di consegnare a tutti i lombardi una mascherina. Lo stiamo facendo, anzi, speriamo che, di consegnarle più di una. Eh, insegneremo anche come sanificarla in modo tale da poterla utilizzare per tutte le otto ore eh, che normalmente viene utilizzata una. Eh, mascherina chirurgica e eh, vi lasciamo con i consigli su come invece temperare alla nostra ordinanza di coprire naso e bocca eh, quando si esce da casa sempre mantenendo le distanze e sempre lavandosi eh, le mani. Eh, utilizziamo un video in, uh, in inglese, eh, Jerome Adams che direttamente dalla Casa Bianca eh, il chirurgo generale ci spiega come fare una mascherina fatta in casa, alla casa bianca in questo caso. You can make your own face covering in a few easy steps with items you can find around the house, like an old scarf, a bandana or a hand towel, or you can make a face covering out of an old T-shirt. Fold it to the middle from the bottom, fold it to the middle from the top, fold it again to the middle from the bottom, and again from the top. and then two rubber bands one on one side and one on the other side then you fold either side to the middle and you have yourself cloth face covering it's that